Bentornati amici ad un nuovo appuntamento nella Cucina per Tutti. Avete presente la famosissima torta con soli 3 ingredienti? Benissimo, io vi faccio la torta con soli 3 ingredienti, ma anche senza glutine e senza lattosio. Ve li faccio vedere subito in live gli ingredienti che useremo. Allora, sono 250 g di biscotti senza glutine, tipo Oro Saiba. Poi una mini bowl con del caffè dentro e 500 ml in una bowl dove la monteremo, una panna vegetale da montare già zuccherata. Quindi se siamo curiosi di vedere come fare in maniera molto veloce e molto breve questa torta con soli 3 ingredienti e senza glutine, mettiamoci al lavoro. Ovviamente prima di assemblare gli ingredienti abbiamo bisogno di montare la panna già zuccherata con una frusta elettrica. Ecco, come vedete abbiamo montato la panna a nuvola, è ben ferma, e per avere questo risultato, mi sono dimenticato di dirvelo prima, dovete tenere la confezione, quindi il brick della panna, per 24 ore nel frigorifero. Andiamo quindi ad assemblare gli ingredienti. Affinché sia anche scenografica, io ho preparato una pirofila di vetro dove andrò appunto a mettere dentro tutti quanti gli ingredienti. Come cominciamo? Io direi di andare a prendere un pochino di panna e andarla a mettere sul fondo della pirofila. Mettendo la panna sotto eviteremo che i biscotti si attacchino. Dopodiché prendiamo i biscotti, li bagniamo velocemente nel caffè e li mettiamo all'interno della pirofila. Avremo dei biscotti che si rompono, sono fragili. Teniamoli da parte, la useremo da mettere sulla base nelle parti mancanti, come ho fatto io in questo caso. Dopo aver creato il primo strato, andiamo a mettere ancora un po' di panna sopra i biscotti. Facciamoci aiutare da una spatolina morbida. Per livellare meglio la panna possiamo utilizzare un tarocco o un tagliapasta come questo. E possiamo partire con il secondo strato. State attenti ragazzi a non bagnare troppo i biscotti perché altrimenti rilasceranno il caffè all'interno della torta. E iniziamo l'ultimo strato. Ed ecco che mettiamo l'ultimo strato di panna. Come avete visto ragazzi, la torta è molto semplice da realizzare. Io ora ho preso la pellicola trasparente, l'ho messa sulla pirofila e mettiamo in frigorifero la torta per circa 2 o 3 ore.